L'oratorio della Madonna di Pompei, conosciuto anche come la Chiesa delle Tabelle, torna a nuova vita grazie al restauro reso possibile da una sorta di crowdfunding a cui hanno partecipato diverse aziende ravennate. La piccola chiesa, sospesa in un angolo di Via Ravegnana nei pressi del Ponte delle Assi, tornerà quindi ad aprire al culto. Al progetto di restauro parteciperanno gratuitamente le imprese edili del restauro del territorio interessate all'iniziativa grazie alla mediazione dell'assessore Massimo Cameliani. È una memoria che viene mantenuta e nello stesso tempo un impegno a rendere viva una memoria che non sia solo un museo, ma che sia resa viva dalla gente che ancora continua a pregare in quella chiesa lì. Sembrava un lavoro quasi impossibile, invece c'è stato l'aiuto delle imprese. In effetti sì, perché la diocesi non avrebbe potuto intervenire anche per questo, visto la quantità, le necessità che ci sono. Si parla tanto di crowdfunding a livello teorico, noi forse l'abbiamo adottato a livello pratico. La Curia ha comunque incaricato l'architetto Focaccia che si occuperà del progetto di recupero e quindi i costi verranno ricoperti dalla Curia. Per quanto riguarda invece l'intervento edilizio, verrà fatto gratuitamente da 11 aziende, ravennati e non, che lavoreranno per il restauro dell'oratorio della Madonna di Pompei. Aziende del settore edile e del restauro. Aziende che si trovano in un momento di congiuntura economica negativa, che nonostante questo decidono di dare la loro opera gratuitamente, i loro materiali per restituire alla città, alla storia della città di Ravenna, una chiesetta piccola ma importante, perché è il primo edificio religioso posto sulla Ravegnana venendo da Forlì verso Ravenna, visibile a tutti. Era un dovere morale intervenire. 2.000 cittadini hanno chiesto al comune di intervenire in questo progetto di recupero e le aziende hanno accolto questo invito, quindi veramente è stato fatto un lavoro enorme, c'è stato fatto anche un lavoro storico importante, sta venendo fuori del materiale inedito sulla storia della chiesetta legata ai fiumi, lì vicino furono intersecati i fiumi Uniti, il Ronco e il Montone, fu costruita la Ravegnana, quindi la chiesetta è diventata e sarà per sempre un baluardo della storia anche di Ravenna, oltre a essere un elemento religioso importante per i credenti.